dobbiamo fare? Ma come dobbiamo fare? Venite, che mi arriva l'ascensore. Buongiorno, ho accompagnato veramente già i bimbi a scuola, spero mi vediate. Ho la macchina in moto e mi trema tutta la digitale. Devo andare all'INPS stamattina, ho delle commissioni da fare, poi vado a ritrovare mia nonna. Ragazzi miei, un mal di gola esagerato. Infatti mi sono portata anche l'Augmentin dietro in modo tale che dopo me la prendo. E niente, sto male, mi sono guardata allo specchio ed ho già le placche alla gola. Perdonatemi se tremate, però per il momento non è ancora così tanto forte, cioè ce l'ho che non riesco a ingoiare ed ho già la voce leggermente diversa. Quindi ora mi sono portata l'Augmentin dietro. Vado prima all'INPS, poi mi fermo da mia nonna e mi prendo appunto l'antibiotico perché io con la gola soffro tantissimo. Mi vengono sempre le ghiandole, le tonsille gonfie, gonfie, gonfie che si attaccano e poi devo arrivarmi a fare le siringhe. Quindi prima di arrivare a questo, prevenisco già stamattina, prendo l'antibiotico. E poi stasera devo andare alla dottoressa a farmelo segnare perché riesco a fare solamente 2 giorni e mezzo con l'antibiotico che ho a casa. Ieri sera vi ho fatto vedere nel vlog di ieri, siamo andati a mangiare quello è più che altro un agriturismo ed abbiamo mangiato veramente bene bene bene, soprattutto hanno fatto un risotto come primo, un risotto limone, zafferano e gamberetti. Super fu è buonissimo, infatti ho detto a Giuseppe che lo voglio riprovare a fare a casa. Poi vabbè, abbiamo mangiato l'antipasto di pesce e come secondo che mi sono dimenticata poi di farvi vedere nel vlog di ieri, anche la frittura di pesce, no? Quindi la classica, anellini, gamberi, eccetera. E poi il dolce. Io ho preso la ricotta e pera, mentre Giuseppe il babà con il gelato all'interno. Comunque siamo stati bene, abbiamo mangiato bene, bellissimo posto, tanto verde, insomma siamo stati veramente veramente bene. Io vado a fare questo servizio qua, non mi sono presa neanche un caffè, niente, però vabbè, ho avuto il latte con la merendina, però con la gola sto un pochino accisa. Pio. Cadi. Sono in Italia. Discesa. Non più sapere se è niente, non è impazzito, cioè. Perché la figlia è pigliata dalla mamma? Ma fa sempre servizio. Ma se parli così non ti capisco, devi parlare italiano. Ho scasso qualcosa. Valentina, a nonna e Jacopo. No, non ti piglio. Pio, vieni qua, vieni. Oh, pulisci, mamma, dire pulisci. Prendi questo qua. Prendi. Bravo, vai a pulire il mobile. Qua, Pio. Il mobile è qua, mamma, qua. Pulisci, a mamma. Pulisci. Vai, no, in bocca, è cacca. Pulisci, asciuga. Con la pezzolina, asciuga. Pio. Pio. Asciuga. Asciuga là. Vai. E asciughi, con la pezzolina, asciuga. Niente. Si rompe dalla mamma, basta. Dalla mamma.
Non potete immaginare il casino di camion che c'è qua giù, che stanno costruendo dei palazzi qua, diciamo qua dietro al mio, al nostro palazzo. Cioè, non potete capire il casino che ci sta. Vabbè, stamattina sono passata vicino a Eurospin e ho acquistato questi qua, i surimi, e poi ho preso le hamburger, gli hamburger, che non so se li voglio fare a cena, a pranzo, non so niente, sono mezzogiorno e un quarto, ora sono tornata, sono stata da mia nonna, ora quello che faccio, Jacopo Pio sta dormendo, a proposito fammi attaccare una sedia davanti. Stamattina mi sono già fatta il mio letto perché sapevo che appunto facevo un pochino tardi, quindi stamattina mi sono fatta il mio letto, poi aspettate, spengo la luce qua altrimenti si consuma corrente inutilmente. Mi sono fatto già il mio letto, mi sono stesa una ho scaricato una lavatrice di panni e l'ho stesa pure. Ora mi tocca solamente fare la sveglia dei bimbi che suona. Dove sta? Ah no, è quella di Giuseppe, oddio. Sveglia, come si stacca? Io non lo so. Forse off? Boh, ok. Quindi il mio letto l'ho fatto, anche quello là di Pio. Ora devo solamente, mamma mia, c'ho un mal di gola, ho preso anche l'antibiotico. Devo fare questo qua dei bimbi, tanto devo solamente aggiustare le lenzuola. Mi pulisco il bagno oggi con le salviettine, quelle là, igienizzanti, e via. E mi voglio passare un attimo l'aspirapolvere, tutto in modo molto veloce. Ora per pranzo volevo fare appunto gli hamburger, in modo tale che faccio prestissimo. Cioè oggi ragazzi, Vincenzo esce alle 13.40, il tempo che veniamo a casa. Sicuramente credo che oggi hanno assegnato qualcosa di compiti, giusto i primi 3 giorni, penso gli abbiano dato di quiete, di riposo, quindi sicuramente oggi qualcosina di compiti li dovrà fare. Cioè, ancora iniziamo con questi compiti. Comunque, fatto sta che Vincenzo oggi esce alle 13.40, se gli danno qualcosa di compiti, andando più avanti i compiti, cioè non lo so, ancora finiremo. Noi prima uscivano alle 13.25, 10 minuti prima, però il tempo che finivamo di mangiare e tutto, si facevano le 2, 2 e mezzi. Io aspettavo sempre per farmi la cucina, io gli facevo vedere prima i compiti e poi dopo mi pulivo la cucina. Sicuramente farò anche quest'anno così, magari butto tutto in lavastoviglie e la sera avvio la lavastoviglie per forza, perché altrimenti se penso alla cucina, ai compiti e tutto, veramente non riesco più a gestirmi il tutto. Quindi sicuramente metterò tutto in lavastoviglie e mi posso dedicare, ecco, a Vincenzo e ai compiti. Per Christian quest'anno va bene così, dall'anno prossimo si inizia anche con Christian, che farà la prima. Ora mi faccio qua le pulizie, perché altrimenti se parlo, 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 a parte a scocciarvi, ma il tempo passa e io non faccio niente. Quindi ora mi pulisco qua, dovrei stendermi anche i cuscini della cucina che ho lavato. E basta, quindi iniziamo. Buongiorno, siamo tornati, Fredilla. Tornati, evviva. Scendi, Pio, vai. Perché dice evviva? È perché evviva che ora mangiamo, perché mamma pure c'ha fame. Oh, ok, andiamo. Aspetta. Ok, andiamo. Vieni, andiamo a fare la pappa, vieni. Vieni, Pio. Andiamo a fare la pappa. Pure un attimo questi pigiamini, mamma mia, sì, camion si sono messi proprio nelle orecchie. Per fortuna che mezza mattinata non ci sono stata, ma veramente mi stanno dando proprio un urto incredibile. Non mi sento assolutamente bene con la gola, stavo dicendo, non sto affatto bene con la gola,
veramente mi sento male. Ho preso anche ora un Oki, però ho preso la dose bambino a metà. Sinceramente la prendo sempre così e mi fa effetto, appunto perché io non prendo sempre medicina, quindi non prendendola sempre, anche quel pochino subito mi passa. Oddio, ora mi sono messa sul divano qui del salone. Ah, ho dimenticato il filo, ma dovevo rialzare. Che mi metto a lavorare al computer qua sopra il divano, perché veramente non ce la faccio a mettermi sulla scrivania. E nel frattempo mi guardo qualche video. I bimbi sono alle 3:30. Vincenzo hanno assegnato dei compiti, ma veramente una scemenza storia, doveva incollare, cioè ritagliare e incollare una scheda che poi era la scheda di presentazione, ecco, che c'era scritto mi chiamo Vincenzo, il nome del maestro eccetera e la materia. E poi italiano è stato ha dovuto riscrivere tutto l'alfabeto in stampato grande, stampato piccolo, corsivo grande, corsivo piccolo, e doveva trovare due paroline per ogni lettera. Comunque fino alla lettera L se l'è fatta a scuola, poi il resto l'abbiamo fatto qua, quindi ha fatto subito, ecco, non ci ha messo una mezz'oretta con un quarto, due, tre quarti d'ora, proprio perché se l'è presa con comodo. Comunque per ora è ancora l'inizio e quindi va bene, più avanti andremo sicuramente, più sarà peggio. Comunque sono le 3:30, io ora mi metto qui al computer a lavorare al vlog. Jacopo l'ho messo anche lui nella culla e i bimbi stanno vedendo sinceramente Avanti un altro. Vincenzo ama Avanti un altro, ama Paolo Bonolis e anche io adoro Paolo Bonolis. E niente, quindi mi metto qui a lavorare e basta, sto veramente male, male, male. Questa gola, io ogni anno in questi periodi prendo il mal di gola con le placche alla gola. Ho sempre... non ho bisogno di levarmi le tonsille, però ogni anno prendo il mal di gola e quando lo prendo è una tragedia, perché mi prende pesantissimo e mi sento come se avrei l'influenza addosso, ma non ce l'ho. Mi fa male la schiena, mi bruciano gli occhi, sono stanca e mi fa male la gola, insomma è un pochino di influenzuccia, però purtroppo vabbè, qua se mi fermo io si ferma tutto. E quindi non posso fermarmi assolutamente, mal di culo, febbre, qualsiasi cosa, veramente non ci possiamo assolutamente fermare noi mamme, dobbiamo essere sempre forti, sempre piene di pazienza e soprattutto piene di salute, prima i nostri figli, poi i nostri mariti, perché portano più guadagno di noi. E poi fare, scimmia.
Oh mio Dio, oh mio Dio. Basta mamma, su si rompe, eh? No, no. No, no. Basta, Pio, Giuseppe. Non si fa. Non si fa. Alla fine ho aggiunto la panna, ho buttato i rigatoni, quando si sono cotti i rigatoni li ho versati nella pentola dove avevo le zucchine, ci ho messo anche un bricchetto di panna e ho mescolato, è così gialla per via della curcuma ed è buonissima. E poi vabbè, per contorno ho fatto cavolfiore, surimi e pomodori. Jacopo Pio mangia. Che c'è? Io ho visto che stavi salutando di nascosto, eh. Ma no, mamma, io ti ho fatto prima la doccia, mangia con la forchetta, così. Ormai sei sempre presente, Monello. Ho preso adesso l'antibiotico, ho preso tutta la cucina, ho tolto anche tutti i coprisedie dalle sedie. Guardate come sono belline le sedie. Non so se ve l'ho mai fatto vedere. Attento, mamma. Gli sgabelli sono così. Oh no, amore, dai. Gli sgabelli sono bianchi. E mentre le sedie sono, beh, a parte non ci vedo le magliette dei bimbi, le sedie sono con questi bottoncini qua, a me piacciono troppo, però purtroppo con i bimbi, ma anche noi grandi comunque, non si possono tenere con la pelle fuori perché si straccerebbero tutti. E invece questo qua è il modellino dell'isola, sono molto carini perché facemmo le sedie con il grigio e il bianco e gli sgabelli che riprendevamo i mobili sopra della cucina. Comunque io ho preso anche la medicina, ora vado di là a dormire, sono le 21:54, devo cambiare ancora il pannolino a Jacopo, la doccia io l'ho fatta prima con la scusa che aveva fatto il suo bisognino, l'ho anche io ho anche fatto la doccia e niente, ecco, domani devo portare a fare il vaccino a Christian. È quello là dei 5 anni, poi dopo se ne parlerà, mi pare quando avrà 16 anni, se non erro, se sono finiti, perché poi ne hanno aggiunti altri, non lo so. Comunque Vincenzo, dopo quello là dei 5 anni, finì, e poi adesso lo deve rifare il 2020, 26, 27, non ricordo, comunque quando avrà 16 anni. Ah, immagino già, Christian è veramente come me, caca sotto con le punture, infatti glielo dissi già la settimana scorsa, già iniziò a piangere, quindi figuratevi se glielo dico adesso. Domani mattina lo vado a prendere a scuola e basta, senza dirgli niente, poi nel momento in cui andrò glielo dico. E niente, quindi noi andiamo a dormire, il vlog finisce qua, la nostra giornata, la mia giornata finisce qua. Noi ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog, un bacione, ci vediamo domani, ciao! Thank you.